Andiamo dai Chuck, così via. Allora, partiamo da questo profilo che ho provato a mettere insieme su di te. Ti ascolto. Schiacciatore opposto, grande elevazione, braccio veloce e potente, anche se un po' rigido. L'attacco, la battuta e il muro sono la sua zona di comfort, la difesa diciamo che rimane un'area da esplorare. In nazionale da titolare e da panchinaro ha già vinto 7 medaglie, nel club 7 trofei, tutti giocando. Alto, spalle larghe, sguardo intenso. In campo non ride mai. Qualche volta sorride e quando lo fa sembra che si sforzi un po'. Fuori dal campo non lo conosco. Qualche mese fa ci ha fatto una bella chiacchierata. Luca è intelligente, affascinante, ma un po' sfuggente. Rigido. E non credo che sia una corazza per difendersi, ma secondo me c'è proprio un altro Luca da un'altra parte. Ti ci riconosci in questo profilo? Sì, abbastanza. Cosa cambieresti? In difesa adesso sta diventando tanta roba. Sei Scherzo. molto forte in difesa adesso. Sul braccio rigido cosa mi dici? Braccio rigido, a volte come se mi mancasse un po' l'immaginazione, quindi andassi da solo e magari il colpo rimane un po' statico. Quindi no, non credo di avere il braccio rigido, mi manca più una capacità distesa di lettura della situazione. Quindi la rigidità è frutto di non aver Sì, di elaborato. un'impostazione che magari sono un po' soffocato da tutti, quindi. Ok, passiamo alla seconda parte in cui io immagino che non ci sia una maschera, cioè non è che tu ti racconti così perché ti vuoi difendere, secondo me sono un po' personalità distinte quelle là. Allora, do per scontato che tu abbia letto, sai, il Visconte dimezzato di Calvino, nel quale lui divide il personaggio tra il bene e il male, dimostrando che le due parti individualmente sono insopportabili. Quindi, ti sei mai sentito dimezzato? Sì. Quando e perché? Ma un po' l'inizio, diciamo, di questa avventura pallavolistica c'era molto questa spaccatura che vivevo quasi insopportabilmente, forse te ne avevo vagamente parlato. In virtù di questo era la parte della pallavolo, sentivo che non stesse nella mia pelle, quindi addirittura appunto, soffocasse l'altra parte. Quindi quando facevo la scuola magari mi causava impedimenti, mi causava impegno, mi causava anche un po' di pesantezza. Nel momento in cui avevo questa mia quotidianità molto tranquilla, amicale, familiare, artistica, se vuoi, molto giovane, molto adolescenziale, però che riconoscevo come bella e sentivo che era qualcosa che volevo allontanare. Quindi finché ho potuto l'ho allontanata. Nel momento in cui Finché ho invece potuto, sì, ti hai provato in tutti i modi. finché non riuscivo a farle quadrare più o meno insieme, anche in modo snob, non davo peso, diciamo, alla parte pallavolistica, se veniva bene, se non veniva a me. Poi è finita la scuola, è finita le superiori, sono andato al Club Italia, ho fatto 2 anni e lì a pallone andava benissimo, ero lontano un po' da tutto, però sono stato un po' in crisi perché non riuscivo bene a inquadrare, ad avere un ordine mio, e quindi queste due parti dimezzate iniziavano veramente a scontrarsi. Soltanto quando sono arrivato qua a Modena, probabilmente ho iniziato a ricucire queste due parti. Quindi doppia cenza anche. Sì, dopo Piacenza ho iniziato a ricucire e a credere che si potesse ricucire. Forse Piacenza è stato il momento in cui la pallavolo un po' esplosa e sono andato bravo e non ero più il giovane pilario di turno e niente, C'è quindi. un momento, un'immagine, un momento nel quale dici che non sono più strade separate. Anzi, diciamo così, mi ha colpito un po' l'atteggiamento snob. Tu cresci in una famiglia, pittori, teatro, insegnanti. Lo dico per esperienza personale, il mondo della cultura guarda il mondo dello sport in modo un po' snobistico. Salvo poi dire, io leggo la Gazzetta dello Sport,
No, ma i miei, cioè mio padre è sempre stato molto appassionato di pallavolo, quindi poi ci ricamava sopra molto, quindi la poesia, il gesto, l'atleta, era qualcosa che lo trovava un'aura molto bella, diciamo, attorno. Intellettualizzava un po' la... Scusa, Intellettuale, forse. cos'è che fai tu? E cerco di intellettualizzarmi. Vai, continua. Però non hanno mai giudicato la pallavolo, cioè non l'hanno mai etichettata. Ero molto più io che cercavo di demonizzarla a volte. E quindi in modo snobistico era un po', forse in modo viziato, perché tanto sapevo che magari la gente mi dava corda e io potevo anche non darci troppo. Questo è il passato, È il passato. il presente, il Visconte dimezzato, come si ritrova? Allora, ti stavo dicendo, secondo me a Modena ho iniziato a poter credere che si potesse ricucire questa parte, quindi che le due parti potessero essere un po' speculari. È stato un percorso lungo, sicuramente c'è la figura di Matteo, la figura della radio, trovare comunque una persona che abbia le medesime affinità, le medesime domande, le medesime questioni era qualcosa di abbastanza cruciale, perché nel momento in cui sei solo e dici, boh, ti guardi un po' attorno, ma senza anche qua giudicare nessuno, proprio un modo di percepirsi, percepire la realtà. E trovare un'altra persona, un proprio doppio anche lì, incoraggia anche questo tipo di curiosità, questo tipo di lettura. E quindi abbiamo affrontato questa ricerca trovando il veicolo della radio, ma trovando anche tante altre cose, e per aprirci nuovi spiragli, nuove domande, nuove risposte. E siamo arrivati, secondo me, io sono arrivato a un buon momento in cui ho riformulato la figura dello sportivo e mi sono nominato atleta, quindi ho intellettualizzato la figura nuovamente. Hai inserito all'interno del tuo paradigma anche la possibilità che un Esatto, atleta abbia un senso, in termini che è poetici. un'operazione intellettuale non troppo sportiva. Lo No, sportivo in termini no, poetici. Ci non si pone neanche da ho anche problema. scritto L'hai sopra, scritto quindi. sopra? Cioè, Sì. hai scritto sopra, cioè, come uno sportivo può essere accettabile? Sì, no, proprio ho scritto in termini poetici la riformulazione dell'atleta e dello sportivo. E tra l'altro ho anche chiesto a qualcuno se. Era uno scritto di 20, cioè, 2 pagine, però era divertente. Ho anche chiesto a una rivista online se lo Pubblicare. pubblicava, e sì, un po' sfuggente, Un po' però. sfuggente. Ripartiamo da una cosa semplice che è legata al fatto che io non ti ho mai visto ridere, proprio ridere e ridere, però questo può accadere quando sei a che fare con il pubblico. Ti ho visto sorridere ogni tanto, ti ho visto con gli occhi leggeri, luminosi, nell'immagine di Brodo di Becchi. La domanda è: ma tu ogni tanto ridi a crepapelle? Sì. Quando? No, spesso. No, spesso no. Ogni tanto. Ti ubriachi e Ogni tanto. ridi a crepapelle, proprio di quelle. Sì e no. Sì e no. Sì e no. Negli occhi mi è rimasta l'immagine della mia risata cioè qualche mese fa, ed è rimasta tante altre persone, cioè una decina di altre persone che mi hanno visto Com'è? e detto. Non si può dire. È una buona risposta. È un'ottima risposta. Lascia un sacco di spazio immaginare così. Esatto. Responsabilità tua, definisci almeno l'ambiente, dai. No, era Capodanno, anzi no, era il 2 gennaio forse, e era un momento molto bello e importante per me. Grande. Quindi Luca Vettori che ride, crepapelle. Due Senti, è vero gennaio. che quando sorridi ogni tanto un po' ti sforzi anche perché sai che gli altri pensano di te, che sei un po'... cioè, te No, me ne fotto, cioè nel senso in ne fotti. campo. Veramente, non credo di non ridere, anzi spesso sento il mio calore anche percepito dalle altre persone, che magari ridono molto più di me, ma poi a volte adesso mi riguardo in video, dico cacchio, ma credevo di essere stato molto più espansivo, Espansivo. espressivo invece. Perché io credo che a te un po' pesi, no, aspetta, su di te un po' pesa il fatto che ti porti dietro questa immagine sempre un po' compassata. E allora,
uno quando ti vede dice no, sì, perché lui magari sta pensando, in realtà tu confermi che questa sorta di specchio in cui ti No, guardano. mentre gioco me ne strafotto. E se faccio le foto e un amico ride, gli dico anche vaffanculo a un certo punto, perché è diventato quello che non ride mai, saranno anche i cazzi miei. Un'altra cosa veloce, sul velo, che è un peccato veniale nella pallavolo, tu hai dichiarato, è una cosa disonesta, non mi sentirei, anzi mi sentirei non puro, poco trasparente, sono contrario perché è una cosa che può mettere in difficoltà gli avversari. Infatti Non me lo ricordo, la domanda era, come ero l'hai risolta? giovane. Non la pensi più così. No, cioè, nel senso esagerato diventa brutto, secondo Esagerato, tutto diventa me. Cioè, brutto. se è sistematico, se è proprio il modo in cui si genera anche la battuta, l'azione, secondo Però me. spostiamolo dal velo, cioè lo sport in Sì, generale no, significa io ci deve sono essere qua un po' di. perché nel rispetto delle regole voglio essere più bravo di te Certo. e ti voglio sopraffare nel rispetto delle regole. Certo. No, non puoi sentire per gli avversari troppa empatia. Tu questo l'hai superato. Sì. Sì, dai, abbastanza. Cioè, magari se uno mi chiede di toccata, poi glielo dico. L'hai quasi superata quindi. L'hai quasi. Non ce l'hai lo C'è stato una di. giustizia, dai, tra di noi, che va oltre il punteggio a Anch'io volte. lo penso. Penso che sia una giustizia. Penso che la giustizia possa essere vista dentro e fuori dal campo, ma qui entriamo in un ambito. Qui dentro, cioè qui dentro, in realtà, quest'idea un po' sanguinolenta, un po' Il drammatica. sopraffare ci sta, però non credo che tutto ricada poi nei termini del vincere e del perdere a un Ok, certo però punto. ritieni che questo possa essere un limite come atleta? Anche se lo fosse, Quindi dici sì, può essere un sì, limite, ma io non sono disposto. no, Ok, credo di mi no. pare molto sincero, ma non sono disposto a vincere se non secondo alcune regole che io rispetto, che Sì, sono anche di legate legge. all'eccesso di sopraffazione. Bravo. Altra dichiarazione, 2013 in questo caso, quindi qualche anno fa. Ho un'idea, penso a una comunità in cui si vive di essenzialità e ognuno fa quello che sa fare, per sé e per gli altri. Ho già trovato gente che ci crede. Questo era il tuo piano B. È ancora buono? Sì. Anzi, il sorrisone veniva un po' da questa situazione, Ah! non dalla comunità, ma dagli amici comunque che avevamo. Quindi questa tua idea, in qualche modo, di un Il piano gruppo. B si alimenta di Senti, piano sorrisone. B, un'altra cosa che mi ha colpito è questa qua. Per me è così, parlavi di pallavolo, ci investo tanto ma non tutto. Il piano B riguarda un po' questo, il piano B è molto importante, però nella sua essere paradossale, lo sport significa quando sei qui, punto e basta, non esiste altro. E il ci investo tanto ma non tutto è come se fosse un po' una contraddizione, tu la percepisci così? È un po' come il discorso del mio limite, se accetto che rimanga così o se invece io. Quindi accetti può essere un limite. A proposito, ma pensi Avevamo davvero? vagamente già parlato di queste cose, comunque Sì, ma secondo loro non me c'erano, quindi. no. Nel senso, forse non mi interessa poi così tanto essere il più forte o il campione o. Mi piace giocare bene, mi piace vincere, mi piace stare in un gruppo bello, in una società bella, con delle persone belle. Però c'è anche dell'altro a cui non posso Ascoltami. rinunciare, che può essere la giustizia, può essere. Una cosa però, io non posso che condividere totalmente la tua posizione, però lo faccio da cinquantenne, lo faccio adesso in questo Dimmi. momento, quindi in condizioni diverse. Rispetto a quello che tu pensavi qualche anno fa, e cioè che fosse impossibile tenere insieme parte sportiva e parte culturale, adesso dici no, no, parte sportiva può esistere, però a certe condizioni. Prevedi che la tua posizione possa cambiare un po' nel futuro? Ci ho pensato ultimamente e potrebbe darsi, perché il discorso della bellezza è qualcosa che. Cioè, ho già parlato in qualche intervista di bellezza, che secondo me magari mi darà ragione questa teoria, però secondo me il cercare la bellezza in un gruppo, il cercare la bellezza nel campo, nel gesto, credo che sia fondamentale, e nel momento in cui saremo solo la prova vivente che questo è un dato,
magari in futuro sarebbe bello parlarne veramente alle persone anche più giovani. Però così confermi la tua posizione che sei disposto a stare nello sport, accettando le regole, ma non mollando mai la tua bussola che è la ricerca di rapporti di giustizia più in generale. Sì, giustizia e Ok. Senti una cosa, faccio riferimento a una cosa che chiamano il filosofo, quindi l'incet nunc, di qui e ora, nello sport significa devi pensare solo a schiacciare tu forte la palla, niente altro. Ha un aspetto positivo quando sei in campo questo incet nunc di derivazione filosofica. Sì, in campo la filosofia poi a un certo punto c'entra Tu poco, sei diciamo. una qui e ora quando sei in campo? Saprei. Non Tu saprei. dici no? No, fino in fondo. O non nel modo che mi aspetto. Non penso che tu possa essere bianco e nero. È talmente forte in te la connotazione di un po' di una ricerca di un secondo significato. Cambiato molto. C'erano delle partite quando ero piccolo, anche a Piacenza forse, in cui poi magari entravo dalla panchina, era come se spegnessi proprio il cervello. È una cosa che fa Erwin, è diventato meraviglioso. Ora non mi accorgo più di riuscirci. Cioè, ci sono delle partite in Quindi sei cui peggiorato su questo. sì, sono molto più Ti cervellotico. porto un'altra immagine, ci ho pensato un po', non ti ho visto moltissimo però, a tutti i giocatori capita a volte di avere l'occhio vuoto, perché in difficoltà, perché non è capito. L'occhio vuoto di un atleta di solito è, Dio, non so più cosa fare. Il tuo occhio vuoto che capita, in realtà è come se tu fossi andato da un'altra parte. Quindi non è l'atleta che ha lo sguardo vuoto, ma è l'altro Luca, che secondo me esiste, non so dove stia, che dice, che si guarda un po' e dice, che stai a fare? Ci riconosce un po' su Sì. questo. Ti dico una cosa, a proposito anche del Visconti, poi c'è un film in cui si racconta, vabbè, una storia un po' lunga, di questo sciamano nella foresta amazzonica in Colombia. E questo sciamano racconta a un europeo di questa credenza, indigena, che si dice che ci sia un challachacui, che è un'anima vuota. Anzi, che è l'anima vera che vaga per la foresta. E il corpo vuoto invece è quello che tu porti. Ed è come se lui vede quest'uomo europeo e gli dice: tu sei soltanto il tuo involucro vuoto, devi trovare il challachacui nella foresta. E quindi rivedevo un po' queste Però cose. così te lo dico, sei un po' dicotomico. Cioè? Hai tolto di importanza il corpo vuoto. Il corpo vuoto non è solo un corpo vuoto, è qualcosa di più. Da solo non basta, bisogna di Assolutamente. un'anima, però non puoi pensare che questa roba qui sia senza senso. Ecco Ma poi ci sono perché. delle situazioni in cui si è un po' corpi vuoti buttati. Assolutamente. Assolutamente. Poi parlavo di. Ah, ecco lì. Abbiamo parlato di questa tua crescita e passione per la cultura. Se dovessi dire velocemente, quale secondo te la più grande differenza tra il mondo dello sport e della cultura? La più grande differenza. Spara così, non ti preoccupare, quello che ti viene in mente. Non lo so, credo che adesso il più grande problema sia quello un po' della spettacolarizzazione di tutto, e quindi sia nella cultura che nell'immagine ci sia Questa però è un'analogia tra sport e un'analogia. cultura. Parto da qui per formulare la Stai risposta. pensando, quindi non c'è Certo, nessuna risposta immediata, sto così. prendendo tempo. E forse però la cultura cerca di, cioè magari si sente in colpa e cerca di non sbattere la testa e di uscirne, mentre invece credo che lo sport non cerchi troppo. La banalizzo sportivamente. E se la cultura odiasse il corpo, che invece è parte integrante dello sport? La cultura lo accetta solo a certe condizioni, quando gli ha dato un senso, quando lo intellettualizza. No, perché. No, no, allora. Lo Lo sport ama il corpo. sport vive di corpo. Non è solo corpo, ma vive di corpo. Ma lo sport brutalizza il corpo, È vero anche questo. però. Non puoi farne a meno, però. Sì, però è. Sta diventando secondo me sempre più inquietante questa cosa. Condivido, Magari condivido. l'era già tempo No, no, fa. adesso ancora di più. Però anche questa qui, però appartiene anche al mondo fuori dello sport. L'estetica brutalizza il Sì, sì, corpo. sì, sì. Lo sport è che
mai capito molto. Ci sono persone che pensano che il corpo sia un involucro che puoi modificare secondo principi estetici. C'è chi pensa che il corpo sia un mezzo per essere più forti, più veloci, c'è chi pensa che il corpo serva a portare in giro la testa. In questa categoria ci metterei le persone colte, che guardano il corpo come un inevitabile mezzo in cui posso stare qui. Questa per me è come se fosse l'area di contrasto tra sport e cultura, con la quale fanno fatica a elaborare. Sì. Non mi aspetto una risposta, però insomma poi la condivideremo con più calma. Sì. Un'ultima spiegazione e poi 3-4 domande veloci. Guarda, tu non te lo ricordi sicuro perché credo fosse un'intervista che hai fatto con un giornalista della Gazzetta. La domanda: che cosa pensi quando stai in panchina nell'angolo del riscaldamento? La risposta, questo è quello che è, tutto è molto filtrato dalla propria visione e talvolta perde l'oggettività. C'è quindi anche una patina non così positiva per la squadra. Eppure anche questo è un momento costruttivo perché non appena si esce ci si trova protagonisti nel campo. Se uno ha una certa responsabilità o dimensione matura, pensa da gruppo e non più a se stesso. Era un po' lo spegnere il cervello questo, cioè nel momento in cui stavi nell'angolo a non cioè, a non pensare a niente, poi entravi in campo. Bravo. Quindi io posso dire, questa frase qui è l'elaborazione di Luca Vettori dopo qualche anno. Sì, ma l'avevo scritta o l'avevo detta? Loro, secondo me, te l'avranno registrato, l'avranno. No, Perché no, non credo di aver detto una roba del genere. Secondo me l'avevo scritta. l'hai scritta proprio? Sì, è Quindi anche peggio. più facile da scrivere che da dire, diciamo. Quindi io posso dire, guarda, di queste due cose diventano, no, devi spegnere il cervello, la semplifichiamo da sportivo, quindi questo è il metro Dai, mi fa molto piacere. Mi fa molto piacere. No, basta così. Domande veloci, botte e risposte. Ci Tre provo. soprannomi: il filosofo, il sognatore o Pierpa, Pasolini. Pierpa, qual è quello che scegli? Il Il sognatore. sognatore, bravo. La sconfitta più dolorosa? Ci hai messo molto a pensarci. Non è così dolorosa oppure ce No, ne hai altre sì. così No, dolorose? stavo facendo mente locale. Come vorresti chiudere la prossima grande finale? Puoi scegliere quella che vuoi. Ultimo punto, puoi decidere come chiuderla. Il colpo che non so fare, diciamo, quindi un money out lungo in parallelo. E quale finale è? Diciamo qua a Modena. Speriamo Qui a Modena, finale scudetto. finale scudetto. Sei nei sogni, puoi fare come ti pare. Siete in finale contro Perugia, contro Trento. Dai, non lo so. Devi pensarci, chi c'hai di là? Trento, Trento. Provincia Sì. Trento? Ok, No, quindi. conosco una cosa. Dai, non Come? scrivo. No, devi decidere, mi devi Trento, dire. Trento. Finale. No, sei uno stronzo. Gara 5, Dopo. gara 5, in finale con E Trento. non siamo qua. Che come sei? Va bene, a Trento, sei a Trento, gara 5, finale, mani fuori dalla seconda linea, contro Parallela lunga. chi? Lanza. Si difende sul gol. Ti piacerebbe rinascere? Se ti tocca rinascere, giusto, fai ancora lo sportivo? Non credo. Cosa faresti? Studierei all'università. E se rinasci e ti tocca fare lo sportivo, cosa giochi? E A rugby. se rinasci e ti tocca fare il pallavolista, in che ruolo giochi? Opposto. Oh, l'abbiamo fatto. Grazie mille, un piacere. A te.